Un tema che ci è particolarmente caro è quello relativo alla tutela dei minori, adolescenti che vivono situazioni difficili in un contesto, quello toccato da bullismo e cyberbullismo, che vede sempre dei numeri importanti, purtroppo. E gli ultimi dati ci parlano di un 76% tra ragazzi e ragazze che considerano il web un ambiente pericoloso, non c'è dialogo con gli adulti, solo il 5% in caso di problemi si rivolge ad uno di essi, e per 7 ragazzi su 10 la scuola non fa abbastanza per affrontare il problema del bullismo. Sono tanti i temi che vengono richiamati in questo discorso così ampio e generico, ma abbiamo l'occasione quest'oggi, grazie a Terdesom Italia, che ritroviamo nel nostro programma attraverso Anna Bianchi, che è in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, partiamo da un discorso più legato all'attualità, prima di entrare nel merito di questi dati relativi appunto agli adolescenti. Terdesom Italia è impegnata soprattutto in queste ultime ore su un altro fronte che è quello dell'emergenza terremoto in Siria e Turchia. Ecco, quali sono le notizie che arrivano da questi luoghi a distanza di giorni appunto dall'evento sismico? Sì, purtroppo le notizie non sono confortanti perché il terremoto del 6 febbraio ha causato dei danni terrificanti in Turchia e in Siria, lasciando senza casa, senza cibo, decine di migliaia di persone. Noi di Terdesom siamo presenti in Siria, lo eravamo già da prima dell'inizio della terribile guerra che da 12 anni affligge la popolazione siriana e siamo riusciti ad intervenire prontamente per dare un soccorso emergenziale a migliaia di bambini, di bambine e alle loro famiglie rimasti senza nulla. C'è bisogno di tutto. Noi in particolare operiamo in due delle aree più colpite della Siria, siamo ad Aleppo e a Latakia, dove da subito, appunto dai primi giorni dopo il terremoto, abbiamo avviato delle distribuzioni di beni di prima necessità, di coperte, di materassi, perché le persone attualmente dormono e sono riparate in rifugi, i cosiddetti shelter, che sono delle strutture pubbliche, le scuole, o per chi non ha accesso a queste strutture, anche all'aperto purtroppo, e la temperatura è molto bassa, molto rigida in questo periodo, soprattutto di notte. Dopodiché vengono distribuiti del cibo, viene distribuito quelli che sono questi emergency kit con beni di prima necessità, beni, prodotti igienici, prodotti per i bambini, prodotti per le donne, tutto quello che può essere utile e fondamentale per continuare a condurre una vita dignitosa anche in una situazione così instabile, così emergenziale. Ecco, sicuramente è una situazione difficile che continua ad essere tale, forse aumenta di giorno in giorno, ma grazie a realtà come la vostra, ecco, se non altro riusciamo ad essere aggiornati e a capire come poter fare per dare una mano in qualche modo. Ma tornando a quello che è il tema che abbiamo scelto quest'oggi, relativo al mondo degli adolescenti, ecco, c'è stato un giorno di riflessione in particolare nel quale sono stati trattati questi temi, sviluppati questi dati, che fanno emergere un quadro ovviamente non del tutto positivo, e usiamo un eufemismo. Ecco, quali sono i problemi inerenti al mondo, soprattutto di internet in relazione agli adolescenti? Sì, esatto, ahimè, anche quest'anno l'Osservatorio in Difesa, che è lo strumento attraverso il quale Terdesom, insieme ai suoi partner One Day e Scuola Zoo, rileva questi dati, ci dimostra un trend stabile. Di preoccupante, ecco, proprio con i dati che citava lei, rispetto al rapporto e all'esperienza dei giovani adolescenti con il bullismo e con il cyberbullismo e con tutto quello che rientra nell'ambito della violenza online.
Ne abbiamo parlato approfonditamente, ma sono dal 7 di febbraio, che è la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, ma sono veramente felice che voi vogliate riportare all'attenzione questo tema anche oggi, perché è proprio necessario, sempre necessario parlarne. Gli adolescenti, un adolescente su due è vittima di bullismo o cyberbullismo, dai dati che abbiamo noi, che abbiamo rilevato con l'osservatorio In Difesa. E appunto, come diceva lei, sono 76%, quasi 8 ragazzi su 10 hanno paura del web. Ed è questo, secondo me, anche un dato paradossale, in quanto ovviamente sappiamo che per i giovani della cosiddetta generazione Z, il web è parte integrante della loro vita, sono costantemente connessi, eppure con molta consapevolezza rilevano quelle che possono essere le minacce. I giovani e le ragazze e i ragazzi hanno paura del cyberbullismo, hanno paura di subire un furto di identità, hanno paura dell'alienazione dalla vita reale. Le ragazze in particolare hanno paura di subire il revenge porn, quindi sono ben consapevoli che il web è sì parte integrante della loro vita, è sì un'opportunità, una cosa senza la quale non possiamo più vivere, ma anche fonte di minacce. Ed è importante tutelare i ragazzi, tutelare le ragazze. Per questo Terre des Hommes, già dal maggio scorso, ha lanciato una proposta di riforma normativa per fissare regole più stringenti, per normare in maniera più efficace proprio il funzionamento dei meccanismi di identificazione e poi anche di, diciamo, Di contrasto e di insomma, difesa, sì. di difesa, esatto, per chi subisce reati effettivamente online, per tutelare le vittime di Certo. reati online. Ecco Anna, noi vogliamo sottolineare un altro aspetto che riteniamo importante, che fa sicuramente riflettere, quello relativo al fatto che comunque, nonostante ci siano questi pericoli e la percezione dei pericoli stessi, i giovani, gli adolescenti non si rivolgono tendenzialmente agli adulti per un aiuto. Questo come mai, secondo voi? Sì, questo è effettivamente un dato che abbiamo rilevato. Nel caso in cui assista a un episodio di bullismo o cyberbullismo, solo il 5% dei ragazzi si rivolge a un adulto, si rivolge a uno sportello, magari di quelli che ci sono nelle scuole. È sicuramente indice di una mancanza di ascolto, forse, da parte degli adulti, cioè non c'è quella fiducia negli adulti di riferimento che fa esporre i ragazzi e che li fa confidare con quelli che possono essere appunto gli insegnanti, lo psicologo della scuola o anche gli stessi genitori nel momento in cui hanno questo tipo di problemi, ma anche nel momento in cui vogliono semplicemente affrontare l'argomento, cioè abbiamo anche posto questa domanda: voi parlate o meno di bullismo, di cyberbullismo con qualcuno, indipendentemente dal fatto che ne siate vittime? Il 31% dei partecipanti all'osservatorio ha detto che non ne parla con nessuno. Quindi anche questo è proprio indice forse di una mancanza Certo, di di fiducia fiducia. verso gli adulti. E questo è un motivo di riflessione per gli adulti stessi. Quando parliamo di adulti, parliamo in generale ovviamente di quelli che possono essere i rapporti privilegiati da parte degli adolescenti, il mondo della scuola, anche le istituzioni, ma in primis le famiglie con i genitori, anche lì c'è tanto da lavorare. E allora un'ultimissima battuta relativamente a quella che è una proposta concreta che Terre des Hommes fa anche a livello legislativo, parlavamo di istituzioni, ecco, per rendere il web più sicuro.
Sì, esatto. Quello che Terdesom propone proprio in 5 punti di proposta normativa è proprio quello di facilitare l'individuazione degli attori di reati sul web, di facilitare anche diciamo, meccanismi automatici che permettano alle istituzioni e alle forze di polizia di collaborare con le piattaforme del web, pensiamo in primis ai social network, e poi di istituire un'autorità garante nazionale che insomma, abbia sotto controllo e abbia piena autorità nell'ambito di questo tipo della tutela delle vittime di crimini online, in modo da poter garantire anche celerità nell'azione di verifica e nel rendere giustizia a chi ha subito una violenza Una online. violenza, certo. E allora noi rimandiamo ovviamente per qualsiasi ulteriore approfondimento alla stessa realtà, al sito, attraverso il sito internet di Terdesom Italia, e ringraziamo ancora una volta Anna Bianchi per averci offerto questa ulteriore possibilità di approfondimento, tema che, come ha detto anche la stessa Anna, è sicuramente importante riproporre spesso proprio per la valenza che ha anche nei nostri comportamenti quotidiani, soprattutto in quelli svolti in famiglia. Grazie Anna, buon lavoro a tutti voi di Terdesom. Grazie a voi, grazie mille, alla prossima.